Ciao a tutti, grazie per essere qui. È il mio esordio qui alla Puglia Lega Canna. Mi sono felicissimo di essere qua e anche abbastanza orgoglioso. Ne approfitto per farvi le scuse per la mia assenza di ieri dovuta a questioni logistiche. Non siamo musicisti, ma siamo giornalisti, DJ. Ciccio è anche un produttore discografico e ci colleghiamo alla lezione di ieri di Mimmo parlando di promozione e diffusione. Abbiamo una rosa di argomenti che presupporrebbe un tempo infinito, quindi ogni mezzo di promozione è legato alla cultura del reggae, sound system, radio, editoria, quindi giornali e libri. E sapete già che David ha scritto questi due libri fondamentali, People, Funny Boy, la biografia di Lee Scratch Perry e Solid Foundation, e anche audiovisivi e web. È una rosa veramente ampia. Ovviamente cercheremo di fare del nostro meglio nel tempo che abbiamo, magari introducendo alcuni concetti legati a questo argomento e parlando anche ovviamente della storia di come si è promosso il reggae attraverso gli anni. Volevo fare una piccola presentazione anche sui nostri rapporti personali. Per esempio, conosco Ciccio, intanto io sono Pier Tosi e faccio radio in ambito reggae dal 92. E mi sono occupato di reggae anche come giornalista attraverso molte interviste. Ho collaborato con Mimmo da tanto tempo, dai primi anni 90, alle fanzine, webzine di cui avete sentito parlare ieri. Se c'eravate, con Ciccio ci siamo conosciuti a Bologna, anni 90, quando Ciccio organizzava serate, facevamo i DJs in città, invitandoci anche a vicenda nei relativi spazi. Oltretutto abbiamo fatto parte entrambi in momenti differenti della stessa crew, che è Vibra Sound, già Vibra Sound, che ai tempi era uno dei primissimi sound systems italiani. E tutti e tre ci siamo incrociati al Rototom Sunsplash. Con Ciccio abbiamo fatto la televisione per anni, la Sunsplash italiano. David è venuto tantissimi anni fa come ospite. Quando ancora non esisteva la Reggae University, di cui tuttora ci occupiamo io e David, e che è, mi permetto di dire, una specie di modello per questa Puglia Reggae Academy, la Reggae University che facevamo a Osoppo, che facciamo tuttora a Benicassim. È venuto, abbiamo organizzato un piccolo incontro su People, Funny Boy, il libro di Lee Perry, incontro che non era in programma, è proprio molto estemporaneo, sfruttando la sua presenza. Da lì è diventato parte integrante della Reggae University. Attualmente, insomma, viva e molto attiva anche nel festival in Spagna. Se David vuole dire, do you want to introduce yourself? Yes, Traduce, traduco io. Forgive me if my command of Italian is not sufficient, that I have to address you in English. I can understand when my colleagues speak, but can only answer you in English or Spanish at this point. But as Pierre was saying, I came to know Pierre and Ciccio primarily through the work we do together at Rototom Sunsplash, from its days when it was still held in Osapo. And gradually, as that progressed and evolved, we put together something that has been called the Reggae University, where we sit down together with the performers, some of the performers at the festival, together with visiting academics from Jamaica or the UK and other journalists, to really look deeper at what reggae is and how it came to be. And so I guess I see this session as something of a furtherance of that, although because we don't have artists with us today per se, although we do have a very fine record producer, as you know, and we are all journalists in some fashion, myself primarily as a written journalist, Pierre and Ciccio primarily as broadcast journalists. So I would see my contribution in this particular session would be more to share some of my own experience of writing about the music and my own journey of discovery of the music to help bring me to who I am now.
Beh, traduco partendo dal fondo. Diciamo che il suo contributo a questa session sarà rispetto al fatto di essere un giornalista che scrive per varie riviste, oltre che uno storico e uno scrittore, quindi la prospettiva di chi scrive di reggae music, di chi recensisce dischi reggae. David può capire un po' l'italiano perché sa lo spagnolo, per cui ascolterà noi in questo modo. Se poi c'è bisogno di dire qualcosa in inglese lo faremo. E come diceva, ci siamo conosciuti al Sunsplash facendo questo bel lavoro della Reggae University, in cui con noi, in cui avevamo il privilegio di introdurre al pubblico e di intervistare grandi artisti, ma non solo, anche esperti, docenti universitari giamaicani. E questa lezione e queste lezioni che stiamo vedendo, che stiamo facendo in questi giorni, sono un po' un proseguire questa attività del Rototom Sunsplash. Io pensavo di non, se possibile, di fare una lezione più interattiva possibile, quindi se avete domande ci potete fermare in qualsiasi momento, anzi sarebbe anche molto bello, e con questo comunque non voglio dire che siete obbligati. E partirei, mi ero segnato un po' alcune cose, dal fatto che il reggae parte come una musica underground per motivi correlati alla sua storia, perché è musica del ghetto, quindi viene da ambienti molto poveri in Giamaica, e nonostante alti e bassi è tuttora una musica che conserva la sua matrice underground, e questo per certi aspetti è un bene, ma anche un male, perché purtroppo per qualche motivo, di cui magari parliamo molto velocemente, il reggae non fa breccia nei canali ufficiali, è comunque ancora una musica, una cultura underground, con delle istanze sia creative sia di discussione sulla sua cultura che partono dal basso. E probabilmente già Mimmo vi ha parlato dell'etica do it yourself, dell'etica DIY. Quindi partivo da questa domanda: perché i media ufficiali non si interessano del reggae? Ci sono vari motivi, però purtroppo la maggior parte dei contributi che si occupano di reggae vengono dal basso. Per esempio, basti vedere come scollamento tra quello che succede veramente e come la cultura ufficiale si occupa di reggae, i dischi nominati ogni anno dai Grammy Awards. Ci sono 5 nomination e un disco che vince, e per quanto siano lavori belli e interessanti, sono sempre molto scollegati dalla produzione autentica del reggae. Volevo aggiungere una cosa, che per esempio tuttora la Giamaica non si rende conto della risorsa culturale che ha possedendo la musica reggae. Per esempio abbiamo ospitato personaggi molto eminenti come Caroline Cooper, che è la fondatrice del Dipartimento di Reggae Studies alla Università di Kingston, alla Reggae University, o Herbie Miller, che è il curatore della parte musicale dell'Institute of Jamaica ed è stato per anni il manager di Peter Tosh e oltretutto anche un grande esperto di musica black. Venendo al festival, entrambi erano quasi per la prima volta stupiti e increduli di vedere una manifestazione di questo tipo, così ben organizzata e così grande, riguardanti il reggae, non in Giamaica. Ma sotto sotto rimane comunque la frustrazione prendere per dato di fatto che una cosa così in Giamaica non si fa, ed è anche perché le istituzioni, è stato detto soprattutto quest'anno, continuano a sottostimare fortissimamente la forza e il vero valore culturale del reggae anche in Giamaica. Non so se volete aggiungere qualcosa, Ciccio, su questo discorso del reggae che rimane underground. Assolutamente. Sì, rimane underground a livello internazionale, e abbiamo, come dire, su questo sono assolutamente sicuro che è un dato derivante dalla sostanza proprio che il reggae si è dato dalle sue origini, ovvero di una musica
davvero del ghetto, davvero, davvero di resistenza, eccetera, eccetera. Underground, insomma, tutto ciò che noi classifichiamo come underground. Io interverrei dal punto di vista appunto di portare questo ragionamento sulla musica reggae in Italia, perché io penso che sia anche l'ambito specifico della questione che andiamo a discutere. E come ho velocemente accennato a ieri, io partirei da un punto, oltre all'underground, anche il fatto che in Italia non c'è un substrato culturale e sociale che accolga il reggae come cose proprie. Insomma, il nostro roots è Gianni Morandi, è, capito, è quella roba là, se non proprio Nilla Pizzi, e quindi oltre alla categoria di musica underground stiamo anche parlando di una categoria, di una musica che non ha, secondo me, e su quello insomma ci confrontiamo, anche un riferimento culturale specifico. Non credo neanche molto alla commistione tra reggae e taranta, eccetera, eccetera. Certo, c'è dal punto di vista della trance, come ha studiato la Passad, ma non da un punto di vista della struttura della musica, piuttosto che dalla funzione che quella musica aveva. Per cui in Italia c'è un problema ulteriore, ovvero non ci sono le generazioni di giamaicani o di neri di prima, di seconda, di terza generazione, che per esempio ci sono a Londra, in UK, e che ci sono in altra parte d'Europa, magari non giamaicani, magari africani, e questo lì in termini di diffusione e possibilità di essere accettati dalla società è una forza in più, cosa che non c'è in Italia. Quindi se stiamo analizzando questo aspetto qui, ecco, il mio intervento è per dire: in Italia questo è verissimo, in più il reggae vale tanto quanto, ripeto ciò che dicevo ieri, la musica tradizionale della Mongolia. È proprio la stessa cosa, da un punto di vista di, a meno che non parliamo di Bob Marley, però se a quelli della radiofonia, quella proprio commerciale, grande, nazionale, gli porti una roba che non è Bob Marley, piuttosto che la musica tradizionale del Kenya, non passa né quella roba lì né la musica tradizionale del Kenya, cioè non passa, perché non è nei canoni della cultura della nostra società italiana, a meno che non è una super hit che potrebbe essere Shaggy o Sean Paul, che ha vinto in America e quindi, come ogni prodotto americano, diventa potente qua. Ricordiamoci quando Shaggy divenne l'emblema della Levi's, ovvero una delle più grandi multinazionali del mondo, e quella canzone nelle nostre dancehall ora, se le continuiamo a suonare, tutti la conoscono, ma anche nelle discoteche piuttosto che, insomma, ecco, queste, c'ho tante altre cose da dire, ma in relazione a ciò che dicevi tu, io provavo a spostare sull'Italia e aggiungevo la mancanza di sostrato culturale, cioè di una musica di cui noi ci siamo innamorati, ma io sono figlio di Tarantini e tu di Emiliani, a casa mia io so tutte le canzoni napoletane, sentivo da piccolo, capito? Me lo sono dovuto andare a conquistare io il reggae, non me l'hanno regalato. I think what is it, yeah, all right? No, go ahead. Yeah, I think what an important thing that Pierre hinted at when we think about this underground status of reggae, both worldwide basically, but here in Italy and elsewhere, as you were saying, when Herbie Miller came with Carolyn Cooper to speak with us in Rototom Sunsplash this year, they both emphasized that reggae and dancehall are not recognized by mainstream Jamaican society as anything of worth. And Carolyn Cooper fought long and hard, bitterly, at the University of the West Indies to actually establish a reggae studies unit. And it was just seen as something that was not viable, not worthy of study, and not at all important. Yeah. Beh, sempre su questo discorso della Giamaica che sottostima le sue risorse culturali, sia Herbie Miller che Caroline Cooper, che è una docente di letteratura inglese all'Università di Kingston, ci hanno raccontato questo fatto, che le istituzioni giamaicane non considerano ancora il reggae come una forza
una potente forza culturale giamaicana come com'è. È proprio l'elite culturale della Giamaica. Beh sì, però diciamo che le è istituzioni sì, ma le istituzioni comunque stanziano quel po' di denaro che hanno per fare dei piani di promozione culturale che non sono certo basati sul fatto che in Giamaica ci sia il reggae, e questo poi che intendevo a livello di, ed è quello che vorrebbero loro succedesse e per cui si battono anche quotidianamente. E Caroline, per esempio, cercando di portare la cultura popolare giamaicana dal ghetto che è nel reggae, ha fondato questo dipartimento che si chiama Reggae Studies, che porta, diciamo, una cultura di confine come quella del reggae in ambito sociologico. Ha avuto moltissime critiche perché altri docenti, altre persone middle class o ricche la consideravano una mossa sbagliata. Tra l'altro Caroline, da docente, scrive degli articoli, dei commentari culturali sul Gleaner in patua, per cui cerca comunque di dare dignità alla lingua del reggae come poi fa il reggae stesso. Yes, exactly. So I think the situation in Jamaica, there's this tremendous divide between uptown and downtown Kingston. The geographical area is very small, but the way of life, the difference is vast. So maybe in Italy, if there's more of a divide, a north-south divide, it's like what's there in Jamaica is a similar kind of divide, but in a microcosm, in a much smaller space. Beh, questo poi ha a che fare col fatto che ci sono delle lotte che intersecano, diciamo, interpreto un po' quello che dice David, non proprio alla lettera, che intersecano razza e classe sociale, e ci sono due mondi vicinissimi in termini geografici che sono uptown e downtown, cioè i quartieri ricchi e il ghetto, dove però la qualità della vita è diversissima. E il fatto quindi che l'establishment non riconosca, per esempio, il fatto che il giamaicano più famoso del mondo sia una persona venuta dal ghetto, cioè Bob Marley, la dice lunga sul fatto di come il reggae parte svantaggiato già proprio dalle sue radici. Yes. E io adesso per procedere procederei, diciamo, punto per punto, dando un po' un'infarinatura e poi parlando anche delle nostre esperienze. E, vedo il primo punto è quello, a parte il discorso che sin dai primi tempi, sin dagli anni 60, il reggae creava dei modi di produzione e di diffusione completamente peculiari, anche per il fatto che era musica creata in ambienti molto poveri, quindi è praticamente l'etica DIY, l'etica do it yourself, che poi ha reso popolare il punk, e cioè se devi fare qualcosa non aspettare che qualcuno la faccia per te o ti coinvolga, ma rimboccati le maniche e falla tu. E questo però già succedeva in Giamaica molto prima degli anni 70, e questo è un po' quello che succede anche in ambiti di promozione. Per esempio, partiamo dai Sound Systems, una delle funzioni principali dei Sound Systems in Giamaica da sempre era promuovere la musica prodotta in Giamaica, perché sempre per il fatto che il reggae era considerato sconveniente a livello culturale perché prodotto da poveri, da ignoranti del ghetto, in Giamaica non veniva suonato nelle radio. In Giamaica potevi sentire addirittura country music, che tra l'altro i giamaicani adorano, jazz, easy listening dagli Stati Uniti, ma non passava fino forse agli anni 70 reggae music nelle radio. Quindi i Sound Systems erano anche dei mezzi di promozione della musica, cioè quindi attraverso il Sound System faceva un servizio agli artisti e ai produttori perché popolarizzava la loro musica, e tra l'altro era molto importante anche perché testava in anticipo delle nuove correnti musicali. Quando prima di venire stampati su disco venivano testate delle lacche in stampa unica e la gente reagiva bene a questa musica, poi veniva stampata e veniva diffusa. Se una cosa che veniva sperimentata non funzionava nelle dancehalls, non veniva nemmeno poi stampata e venduta, per esempio.
Quindi questo è un po' il ruolo chiave dei sound system, soprattutto in Giamaica e poi di riflesso anche fuori dalla Giamaica, quando poi la cultura dei sound system si è diffusa in tutto il mondo, in ogni paese, poi avendo le sue peculiarità. Una cosa che io mi chiedevo, e poi magari facciamo un altro giro di opinioni, di contributi, era rispetto a questa idea di promozione, quindi di lavoro sul campo che favorisce i musicisti, che spesso sono anche poveri, con pochi mezzi, partono veramente dal basso facendo prima un singolo, addirittura mettendoci mesi se non anni a registrare, mixare, fare il voicing, sia rimasto sia in ambito dancehall che in ambito roots. Secondo me, questo senza voler offendere nessuno, una specie di spettacolarizzazione dei sound system ha fatto sì che in anni più recenti siano un po' gli artisti che promuovono i sounds attraverso i dub plate, che non viceversa, che non i sounds che spingono musica anche nuova, ma questo poi è un piccolo punto di vista. Ciccio, volevi dire qualcosa? Sì, assolutamente. Nel senso che poco prima facevo una chiacchiera con Tommaso, che sta facendo una tesi su questa roba qua dell'educazione del reggae, e sottolineiamo la figura del selecta, cioè la parola selecta che veniva utilizzata in Giamaica, che secondo me, e loro in Giamaica viene utilizzata da DJ in maniera differente, perché il DJ in Giamaica è quello che fa il toaster, quello che fa le metriche, il rapper è il DJ. Io andrei a rivalutare questa funzione del selecta, perché il selecta, a differenza di un DJ qualsiasi, è quello che si prende la responsabilità di quello che sta facendo, è quello che prova a suonare una canzone che non è mai stata suonata, è quello che va a scoprire un ritmo, delle sonorità differenti, e prova a mettersi in discussione, a prendere quelli che vengono chiamati forward dai propri pubblici, oppure i fischi, tentando di sperimentare vie nuove, perché lì è che c'è l'originalità. Io concordo non pienamente, di più di pienamente, io mi abbraccio a Pierre in questa sua convinzione del fatto che adesso, se posso tradurre il tuo pensiero in questo modo, mi sembra che ci sia una gran schiera di replicanti che pensano che lo show giusto è uno solo e solo e soltanto quello, che le canzoni giuste sono solo e soltanto quelle, che se ho la fortuna di avere come dire, il papà abbiente che mi dà un sacco di soldi, mi riesco a fare 300.000 dub plate, quindi suono quelle canzoni lì avendole i dub plate. Il problema è che come me ce ne sono altre 150.000, tutti uguali, tutti che tagliano quella canzone in quel punto, facendo poi partire quell'altra canzone, dicendo tutti la stessa cosa. Ecco, lì viene a perdere l'originalità completamente, sia nella dancehall, che è una musica che io amo, sia nel dub, sia nel roots, sia in qualsiasi tipo di situazione. Cioè, il sopravvento del dub plate rispetto alla funzione dello showman selecta ha, secondo me, nel sound system causato un appiattimento e anche, secondo me, un allontanamento della gente dalle dancehall, perché le dancehall di 20 anni fa erano decisamente molto più partecipate di ora. Sì, anche perché poi sorry David, anche perché poi la storia del reggae ci insegna che quelle che molto spesso sembrano delle regole scolpite nella roccia sono poi fatte per essere abbattute da altri moduli creativi, diciamo così. Certo. Yeah, so if you're considering about the problem that has arisen through like a standardization of dub plates, yeah, I think what I would emphasize or something that's a point to consider is that sound system culture has evolved and is still evolving, and it's important to remember that its origins
In Jamaica, you know, we take sound system culture for granted now globally, but it starts in Jamaica in these same ghetto areas because, as Pierre was saying, the live jazz scene in Jamaica was too expensive for poor people to attend. And if you're familiar with Paul Gilroy's book, The Black Atlantic, he talks about this exchange of ideas across the Atlantic that parallel the slave trade. So if you think about Jamaicans that first went to the southern states of the U.S. to go on seasonal farm work to survive, and when they were there, they encountered black Americans holding what are known as block parties. You set up some speakers in the street, you get electricity free from a lamppost, you charge a small admission, and the farm workers have a party, and somebody makes some money. So Jamaicans said, we can do this at home. But they didn't just do it like a block party. Like everything that happens in Jamaica musically, they adapted the concept and changed it into something else. And so from that time till now, when we have, you know, sound systems all over the world and a kind of a blueprint dub plate that everybody's got the same thing with their own sound's name on it, there were all kind of innovations in between. And, you know, initially, the early sound systems that set up in Jamaica, it were businessmen, entrepreneurs that were trying to lure customers into their shop. Like the most prominent sound system in the early days, Tom the Great Sebastian, he had a hardware store. So he put some speakers outside the hardware store to try to get people in to spend money. Sempre andando alle vere radici della cultura dei sound systems e parlando appunto di come alcune cose date per scontate adesso poi invece hanno avuto una gestazione molto lunga e alcuni passaggi di cambiamenti radicali, diciamo che i primi proprietari di sound systems in Giamaica hanno scoperto il modo di fare delle feste. Innanzitutto hanno portato qualcosa che si faceva negli Stati Uniti, perché emigravano negli Stati Uniti per lavorare soprattutto come tagliatori di canna da zucchero, perché era un lavoro talmente faticoso che gli americani non lo facevano più, quindi è un po' quello che succede agli immigrati che vengono da noi adesso in termini lavorativi. Ma alla fine degli anni 40 i sound systems diciamo che nel ghetto svolgevano la funzione delle feste, della scena, dei locali jazz, perché nei ghetti non si potevano permettere di pagare i musicisti jazz e quindi usavano i dischi e usavano appunto questi impianti, i primi impianti valvolari. E i primi produttori, come per esempio che prima di diventare produttori erano imprenditori della scena dei sound systems, come per esempio Coxon Dodd, andavano negli Stati Uniti vedendo queste feste in cui ci si allacciava abusivamente alla corrente, si vendeva cibo, si vendevano drinks e si guadagnava anche, insomma, si creava anche un'opportunità di guadagno tra la povera gente. L'hanno fatta propria comprando dischi, portandoli in Giamaica, iniziando dal rhythm and blues americano, però nel giro di pochissimi anni modificandole e creando delle cose molto, molto forti, molto peculiari legate alla Giamaica, che poi sono rimaste nella scena per anni e anni. Quindi i primissimi titolari di sound system, come per esempio Tom the Great Sebastian che ha citato, e aggiungerei anche Duke Reed che aveva un negozio di liquori, erano negozianti che cercavano di vendere più cose o più alcolici o più bicchieri, proprio perché mettevano le casse fuori dal locale e facevano la dance, quella, diciamo, l'antenata delle dancehall attuali. E Pierre, posso? Sì, sì. No, volevo dire una cosa rispetto alla riflessione che stavate facendo prima riguardante il sound system, il ruolo del Selecta e il discorso legato agli special.
E mi domandavo, no, da un altro punto di vista, se invece non fosse proprio la peculiarità, come dire, della musica giamaicana quella di riuscire anche a introdurre un business che in altri generi musicali non esiste. E allora mi domando se lo special, quindi al di là di quella che può essere, cioè, se il problema sia realmente il fatto che Sound System oggi, come dire, corrono appresso all'ultimo dubplate dell'artist di turno, o se piuttosto il problema non sia che la creatività che viene messa al servizio di questa cosa qui è pari quasi a zero, nel senso che ormai è sufficiente magari modificare il nome del sound system mantenendo le stesse liriche. Cioè, quindi anche lo special poteva avere in un certo senso in passato un suo ruolo a livello creativo, poteva avere un perché comunque veniva scambiato, certo, tra artista e DJ, e dava al DJ la possibilità di mettere solo lui quella roba lì quella sera. Ma se potesse anche poi diventare un come dire, un punto di vista positivo per pensare anche a, in un'epoca in cui i dischi per esempio non si vendono e via di seguito, ad un business all'interno di uno specifico campo, che è quello della musica reggae e del sound system, che può essere anche una ricchezza oltre, ecco. Dipende dal punto di vista, cioè in una dancehall c'è il DJ che suona con la sua crew, c'è la gente che ascolta e c'è l'artista o il produttore che ha fatto i dischi da far suonare in quella crew. Allora, ai tempi di Tom the Great Sebastian, Coxon, Treasure Isle Sound e tutti loro, Trojan Sound, whatever, se io avevo quello special di quell'artista, e ai primissimi tempi non era proprio lo special, era che io avevo fatto un viaggio in America, un mio cugino era andato e mi era riuscito a trovare quel disco, e quel disco ce lo avevo io, e se venivi alla dancehall di Ciccio sentivi quel disco, se andavi da Pierre quel disco non lo sentivi, sentivi un altro disco che aveva magari Pierre, che suo cugino aveva preso a New York o in Louisiana o dove era andato a lavorare. Poi questa cosa si è evoluta in questo spirito competitivo che c'è sempre stato nella musica giamaicana, non nella ricerca del disco rhythm and blues, perché all'inizio quello suonavano, la roba più shuffle, però quello era il succo delle dancehall, capito? Si è iniziato a creare la musica giamaicana, quindi se io nel mio studio passa quel tale artista che farà quella canzone, magari gli faccio cantare quella canzone dicendo che io sono anche bravo. Però ce l'ho io quel fatto là, quindi quello era l'ambito. Adesso è evidente che da un punto di vista dei cantanti, ben venga, io ho visto Biniman e tanti altri a Rototom entrare 2 ore in sala di registrazione e uscirne con 3-4 mila euro, sì, dal punto di vista dei cantanti è super, cioè, anche dal punto di vista del pubblico secondo me non lo è. Nel senso che se io vado a vedere il sound system di David, poi vedo il sound system di Pierre, poi vedo il sound system di Ciccio, e l'unica cosa che cambia non sono le canzoni, perché tutti e tre suoniamo quelle 150 canzoni che bene o male conoscono tutti e quindi so di far ballare tutti. Ciò che cambia è che quella canzone a me dice che Ciccio è il numero uno, a lui dice che è bravissimo e a David anche. Quindi da un punto di vista del pubblico secondo me non c'è nulla di positivo. Da un punto di vista delle persone che suonano, diminuisce nettamente il livello di creatività, perché io sarei più per un DJ che va a sperimentare e incontrarsi con altre musiche o con altri suoni o tentando di capire che cosa significa fare musica nel 2013, pur amando i suoni degli anni 70, eccetera, 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 che non quello che spende miliardi in... Io dico sempre ai giovani che fanno i sound system, se avete 1.000 euro provate a produrre un artista bravo della vostra città, che magari poi diventa un bravo artista e avete fatto uscire un artista. Se date 1.000 euro, 500 a Biniman e 500 a Bounty Killer per 2 dubplate, avete 2 dubplate che poi avranno anche gli altri se gli danno 500 euro, ma non avete fatto nulla di nuovo. Per cui direi che gli unici a approfittare di sta cosa sono gli artisti, e fanno bene, visto che c'è questa idiozia imperante da parte di chi fa musica reggae.
Sì, poi cioè, questa cosa è anche molto, funziona, è molto controversa. Ovviamente non stiamo parlando male del fatto di suonare da plate, ma di come questo strumento viene usato, perché per standardizzazione. Sì, a parte, per fare un esempio, posso dire che non tanto attualmente, perché oggi la crisi ha un po' ucciso anche il business dei da plate, i prezzi sono calati, però sicuramente un artista che arriva a fare in una settimana anche 20.000 euro cantando decine di volte lo stesso pezzo, allo stesso modo, cambiando solo le intro e qualche frase dentro, sicuramente lo porta a sbattersi meno per comporre canzoni, per fare materiale nuovo, per andare in studio e fare nuovi dischi, anche perché i soldi li fa lo stesso facendo molta meno fatica. Volevo tornare un po' alle origini, sottolineando un po' questa prospettiva, che a parte i dischi di shuffle americano a cui veniva grattato il titolo, sotto un certo aspetto tutta la musica giamaicana è nata dal concetto di dub plate, perché quando i produttori hanno iniziato a cercare di fare la loro versione del rhythm and blues americano, perché i dischi non c'erano più per vari motivi, non facevano musica perché fosse venduta nei negozi. Passavano la settimana in studio con un registratore a una traccia o due tracce per registrare 2, 3, 5, 10 canzoni che avrebbero suonato il venerdì e il sabato nelle dancehalls. Quindi sin dall'inizio, diciamo in altro modo, il concetto di dub plate esisteva. Questo tra l'altro è anche il motivo per cui gli artisti sono sempre stati sottopagati, perché inizialmente venivano pagati per un lavoro che facevano per 2 ore cantando, e non si considerava per niente il fatto che vendesse dei dischi, perché i dischi non venivano venduti fino a un certo punto. Quindi se si guarda questa prospettiva, un qualsiasi soundman che taglia un dub plate teoricamente ha la responsabilità che avrebbe un produttore, nel senso se avesse l'occhio creativo avrebbe la stessa responsabilità. Quindi con questo non voglio demonizzare il metodo del dub plate. Oltretutto durante il dub plate ha avuto una sua storia, diciamo così, e in seguito i dub plates erano delle pre-release, nel senso delle cose che venivano testate nelle dancehalls e che alcuni soundman avevano mesi in anticipo su altri. Vi faccio l'esempio, un esempio sul discorso dei dub plates di Bob Marley. Quando Bob Marley era a Londra nel 77, faceva Cayenne ed Exodus, andava al Four Aces a sentire Coxon International con le lacche dei pezzi di Kaya e di Exodus e glieli dava lui da suonare. Quindi chi era a queste dancehall sentiva qualcosa di straordinario al momento appena era stato messo su disco, ma erano poi brani che sarebbero poi finiti su disco mesi dopo, se non anni. But I think there are definite differences between the way dub plates were made and the purpose they were made for in that era to what's happening now, as we were saying. And as you said earlier, it's true that in a sense, Jamaica's own music, Jamaican popular music, comes out of the need for exclusivity in sound system culture, because prior to that, the sound systems were all playing imported rhythm and blues, and they would scratch off the title so the rivals wouldn't know. But I think the difference is when you have the method of production changes and it becomes much easier to do a carbon copy of someone else's dub plate. And also, in the early days, typically a dub plate would not mention the name of the sound. It was the exception that might mention the name. That didn't really happen until the late 70s, and then that was few and far between. In the early days, a sound system would have an exclusive mix of a record that no one else had, or they would have a material that had not actually been released and might never be released. And when you had diasporic communities, you know, Jamaican immigrant communities in Britain, in New York, in Canada, they had links. So for instance, specific sound systems like Coxon International that you mentioned had links with Jack Ruby. So they would have Burning Spear material months before it was officially released,
and they might have exclusive mixes. The only place you could hear that music, there was only one place in the world you could hear it. You would have to go to a Coxsackie National Dance. And it was the same. Sir Jessus in West London had links with Blackham Morwell, the producer. So Morwell's material and things he was producing. Which sound, sorry? Sir Jessus. Okay. Yeah, J-E-S-S-U-S. Mm-hmm. And Jessus also had links with Manzi Swaby. Mm-hmm. So again, that's what sound system culture was then, and the culture of the dub plate. But, you know, it reached the point now, some artists have told me, when they tour in Europe, they make more money voicing dub plates than they do to perform on the main stages of festivals. So something with that just doesn't seem right. Aggiungendo ancora qualcosa a questo discorso, anche David è d'accordo sul fatto che c'è qualcosa che non funziona quando un artista guadagna molti più soldi di quelli che guadagna facendo dischi o esibendosi dal vivo, semplicemente facendo dub plates senza nessuno sforzo se non quello di passare qualche ora davanti al microfono a cantare qualche linea. Sempre rispetto al cambiamento di funzione, i dub play degli anni 70 non avevano nessuna parte cantata che nominava il sound, a parte qualche eccezione degli anni, fine anni 70, tipo Tribute, Moan Bessa, Barrington Levy, insomma le prime cose, e c'era anche questo legame esclusivo tra produttori e sound systems. Per esempio ha citato Coxon International, che era legato a Jack Ruby, produttore di lavori straordinari di Burning Spear a metà degli anni 70, per cui attraverso questo link era il primo a suonare il materiale di Burning Spear, e lo suonava cioè solo lui per mesi. Quindi questo costituiva un'unicità, un elemento di infinita originalità nel fare musica con i sound systems. Direi che concorda, diciamo, su quello che abbiamo. Io penso che ci debba essere un equilibrio, nel senso che se i sound system decidono di far registrare a un artista X un pezzo perché vogliono assolutamente che, oh minchia, ha registrato, che cacchio ne so io, ha registrato. Scusa, quindi, un po' più vicino al microfono. Che... non so, ha registrato. Okay. Che ne so, Alborosi ha registrato questo per me, ha detto, oh bene, ha detto il nome del sound system, va benissimo, ti fai pubblicità, minchia, Alborosi ha cantato per me, va benissimo. Però dovrebbe esserci anche la possibilità ai sound system, magari che sono già avviati, i DJ che sono già avviati, adesso io i termini tecnici, scusatemi, ma è un po' che sto fuori dal mondo reggae, quindi non so utilizzarli molto bene. Dovrebbero dare la possibilità anche a, magari, che ne so, se un artista si vuole promuovere, non è nessuno, e c'è un sound system che funziona da Dio, dovrebbe essere data anche la possibilità, magari, ad artisti emergenti di poter suonare su un dub plate, di poter cantare su un dub plate. E quindi dovrebbe esserci anche l'innovazione da questo punto di vista, cioè un equilibrio tra ciò che è già conosciuto e ciò che in realtà non conosce nessuno. Ma sai cosa? Che storicamente questo succedeva, perché in un'era d'oro dei dub plates, che per esempio ai primi anni 90, quando pochissimi sounds americani, occidentali o giapponesi facevano dub plates, e diciamo che il furore dei dub plate era solo in Giamaica, tutti i grandi artisti hanno iniziato andando negli studi e facendo dub plate gratuiti. Ma questa era un'ottica locale, in cui praticamente musicisti, produttori erano tutti lì, sapevano, cioè sentivano uno direttamente al microfono. Il problema è che quando poi la cosa è un po' andata oltre, hanno iniziato tutti i sounds, diciamo, extra giamaicani a tagliare dub plate, spendevano un mare di soldi, uno, due, volevano cose per andare sul sicuro, e tre, facevano, commissionavano session a distanza, quindi non vedevano, cioè non è che tu eri lì, entrava un ragazzo che spaccava, lo vedevi per la prima volta e dicevi, Madonna, fammene tre che te li suono, sabato te li suono 20 volte l'uno. Quindi praticamente cioè anche gioco forza dei sound boys europei vanno sul sicuro puntando sul nome grosso, anche perché
poi se entri in questa spirale, se non suoni i big names non sei nessuno, quindi per forza dovevi cacciare i 500 euro, i 700 euro, i 900 euro, i 1000 per una counter action, per un clash. Quindi diciamo che è un po' un cane che si morde la coda. Se tu senti, per esempio, io ho avuto la fortuna di parlare molto con Ricky Truppa, che era il selector di Kilimanjaro negli anni 90, e lui ha lanciato personaggi come Garnet Silk, Luciano, Anthony B, anche Biniman, attraverso queste modalità, cioè sentendoli prima in studio fare da plates o fare cose gratuite per i sounds, e poi piano piano diventando anche molto famosi. Non solo, io voglio sottolineare che c'è nella ricerca, passa, grazie a Dio non per tutti, l'idea che la ricerca musicale si chiude intorno all'avere dei soldi per poi scrivere su internet all'uomo che fa il dubplate di farti il dubplate di quella canzone che tutti hanno perché è quella famosa e tutti... E quindi, tornando all'argomento della musica di oggi, cioè all'argomento della nostra sessione di oggi, quindi la funzione di diffusione, di promozione delle cose diverse che dovrebbero fare i sound system, adesso poi avremo da parlare anche di tante altre cose, quindi probabilmente ha senso uscire fuori da questa cosa, quella funzione non c'è più. Io non vado alla dancehall di un sound system italiano per ascoltare il nuovo cantante super europeo, giamaicano, americano, italiano, ma vado a sentire il dubplate che è uguale a quello lì che c'ha l'altro a Milano, a Firenze, a Perugia, a Bari, a Catania. Mentre dovrebbe essere che, appunto, la creatività non è quello. La creatività è che il mio suono deve essere diverso dal tuo e deve piacere alla gente. Quindi c'è il dubplate, io dico, ha creato un appiattimento della ricerca musicale, delle crew, di chi suona la musica reggae. E quindi ha... secondo me, usato in questo modo, non da produttore come diceva Pierre, che sta nello studio insieme al cantante e fa una versione, fa un remix di quella canzone, parlando in linguaggio contemporaneo, capito? Ma da uomo che compra su internet con la Poste Pay, ok? Questa cosa qui ha creato un appiattimento nella ricerca musicale. La gente non ricerca più, prima si andavano a, cioè, la gente di 20 anni dovrebbe andarsi a sentire il Rocksteady, dovrebbe spendere due soldi per comprare le produzioni di Treasure Isles, non lo fa perché deve comprare quello, altrimenti non sta nel giro. Però sì, ci sono anche, scusami. Ah no, niente, volevo sempre appunto aggiungere su questo argomento che a me tocca molto, perché insomma canto, quindi... E penso, proprio come diceva Tommy, che secondo me sono proprio i cantanti ad avere una grande responsabilità da questo punto di vista, perché non bisogna, è brutto per un cantante che reggae, che invece dovrebbe pensare prima di tutto a diffondere la cultura, il fatto di pensare di fare più soldi di quelli che guadagna facendo dei dubplate tutti uguali. Quindi penso che sia proprio un cantante ad avere la forza a un certo punto di dire di no se deve fare 20 dubplate tutti uguali, perché così appiattisce la cultura, appiattisce la curiosità e appiattisce tutto. E quindi appunto prima magari un sound aveva un dubplate, aveva uno special ed era una roba esclusiva di quel sound, e magari il cantante lo faceva gratis per quel sound perché conosceva il sound, perché rispettava veramente il sound, e magari erano nella stessa stanza a registrarlo. Mentre appunto, come dicevate voi, sono d'accordo con voi tre tutti, che insomma è brutto perché è un appiattimento totale della creatività e dell'originalità dei sound, perché a questo punto poi un sound non è più originale, perché suona il singolo di quel cantante a dubplate che è uguale a tutti gli altri dubplate che hanno gli altri sound. Ma una cosa brevissima magari per sottolineare come da qualche piccola cosa magari si vede un'inversione di tendenza. In questi giorni sta per uscire in Giamaica un album di Luciano prodotto da un produttore che si chiama Anthony Senior, che ha un'etichetta che si chiama Altafan. Lui non ha i fondi per promuovere bene il disco in Giamaica. Per raccogliere questi fondi ha fatto girare la voce a un po' di gente,
e fa una session di dubs di Luciano a 90 euro al pezzo, che mi sembra ottimo, addirittura con solo 7 euro a Chun di spese di studio, e questo per mettere su un piccolo gruttolo per magari organizzare un piccolo evento a Kingston, fare uno showcase, e mi sembra già una cosa di questo genere molto più umana, anche oltretutto in termini pecuniari, perché 90 euro una Chun, siamo quasi a livello, non so, non dico di un tornitore in fabbrica, ma paragonati ad altre cifre a questi livelli, ecco. You want to add something? I'm losing the argument. No, I told something that can show. What was my saying? Maria diceva sempre il fatto di the fact even the artist has like a responsibility. Yeah, sure. And so like the sound system plays something unique, promoting the artist, yeah, sure. And other people playing carbon copies of that plates over and over. Sure. Tra l'altro la lezione va un po' in modo, non so come dire, cioè abbiamo alcuni punti e quindi facciamo anche delle digressioni, spero che la cosa non vi dispiaccia. Avevamo sound system, radio, editori audiovisivi e web. Siccome abbiamo David che ha scritto questi due libri molto importanti, oltretutto Solid Foundation, non nella versione attuale corretta che è solo disponibile sul mercato inglese, ma nella prima edizione è disponibile anche in italiano, e vorrei che David ci parlasse della sua esperienza di scrittore e giornalista. So would you like to talk about your experience as a writer? Just briefly, I think like the two of you here and like most of us here, the way I got involved primarily was from loving the music and being fascinated by the music and wanting to get, you know, I remember eventually when I interviewed Chris Blackwell, he said he tried to play an instrument, he couldn't do it, but he was a deep jazz lover and a deep music lover generally, and he said he felt that he wanted to get as close to the music as possible. And that resonated with me, because that's how I began to write about it, kind of from the same point of view. Maybe, you know, I played music for a while, maybe my talent wasn't so much in playing it, it was more in writing about it. And one thing led to another. You know, in the area where I grew up, there was a small community of musicians playing together. One of them started a music magazine and he said to me, I want you to write for it. May I translate it? Yeah. Quindi la sua esperienza, stavamo parlando di passione, di amore per la musica, è iniziata quindi in questo modo, da non musicista o da musicista in qualche modo mancato, perché ha provato anche di suonare ma con esiti non molto significativi, ha comunque voluto dare un contributo il più vicino possibile a chi creava la musica. Per esempio è rimasto molto colpito dalle parole di Chris Blackwell in un'intervista. Chris Blackwell, fondatore dell'Island Records e personaggio fondamentale nella diffusione della musica di Bob Marley nel mondo, aveva iniziato producendo musica jazz in Giamaica nei primi anni 60, e da grandissimo amante del jazz aveva detto vorrei imparare a suonare uno strumento, ma non ci sono tagliato, per cui cerco un'altra via, e questa via era diventare un promotore di musica e un produttore. Quindi in una piccola comunità David in California ha iniziato a suonare, e un suo amico ha fondato un piccolo giornale proponendogli di iniziare a collaborare. Yeah, so I began to write about music, and I think, you know, when I'm looking at all of you here, and it's a different era now, in the same way that dub plates, in the old days, if you wanted a dub plate, you had to go down to Jamaica and go to King Tubby's studio with the master tape that only the producer had, and he would mix a dub plate. So the same way in my day, when I first began to write about music, you had to bring it to a magazine to get it published. Well, now, you know, you can go online and you can publish your own blog, and there's all kinds of ways to make your feelings known
the love and the passion you have for the music. But my bottom line is I would encourage all of you, whatever way you're inclined, to delve more deeply into this music, is just to do it and see what comes out of it. Or if it isn't writing about the music, what, maybe it's making the music, or maybe it's even just sharing your love for the music. So that's my point of view. Diciamo che facendo un paragone, riaffacciandosi alla cultura dei dubplate, come un tempo se volevi un mix esclusivo di un brano dovevi comunque andare alla radice, cioè dove c'era il master tape del produttore e non potevi fare diversamente, se volevi iniziare a scrivere bisognava che qualcuno pubblicasse il tuo materiale su una rivista. Sicuramente negli ultimi anni le cose sono molto cambiate ed è molto più semplice scrivere cose, fondare un blog, insomma, fondare un sito, e incoraggia chi è presente qui e vuole seguire questa via a farlo assolutamente, perché ovviamente è una cosa che ti riempie assolutamente la vita. Yeah. Or do you want to say something about the books? How you had the chance to write the People Funny Boy? Okay, it's a long story, but I'll give you the very short version. So I was fortunate that I grew up in an area that had very progressive radio. So you got to remember again, those days, no such thing as internet. So my primary way of exposure to reggae was through the radio. And I was lucky, there was a weekly radio program, 3 hours long on a Sunday night called Midnight Dread. Who was the host? The host was a man called Doug Went. Mm-hmm. And he traveled frequently to Jamaica. So he brought guests up from Jamaica. He had Muda Baruka live. He had the Wailing Souls performing live a cappella in the studio. You know, Kingdom Rise, Kingdom Fall, the week that record came out. And he had people from Jamaica really explaining what the culture was all about. He had a dub poet from Jamaica explain dub poetry, explain what is Nyabingi. Many deep and fascinating things. So that was the beginning of a journey for me that led me to read more and begin to write about the music. L'inizio di questa avventura, e qua ci allacciamo ad un altro, ad un'altra delle finestre che dobbiamo esplorare, che vogliamo esplorare, che è la radio, è che anni 80, quando ancora non c'era internet, per cui un po' ovunque avere informazioni di prima mano dalla Giamaica era molto difficile. Anche in California, ha avuto la fortuna di poter ascoltare nella sua zona un programma di 3 ore settimanale condotto da Doug Went, che andava spesso in Giamaica, aveva delle connection molto buone e oltre a suonare materiale molto recente, poteva ospitare in studio personaggi come Muta Baruka o i Wailing Souls che cantavano a cappella i loro brani, per cui ascoltare queste 3 ore dentro al cuore della cultura giamaicana è stato fondamentale per David in quegli anni. La mia domanda comunque era come ha avuto occasione di diventare il biografo di Lee Scratch Perry e scrivere People Funny Boy, il suo primo libro. Yeah, so my friend began this music magazine that he called Wiring Department and he asked me to write for it. And I found that writing about music was very easy for me, whereas if I had to write a school essay or a short story, or poetry, or song lyrics even, that was difficult. But writing about music, I didn't have to think about it very much. And so I began to write in that magazine, and then Lee Scratch Perry put out an album called Battle of the Armageddon, The Millionaire Liquidator. And it dates from his time when he was living in London, and it was his first new album for about 7 or 8 years. Well, I was very moved by the album, and even though the editor of that magazine had a psychic block on reggae, because he was a dark-skinned man that came from Sri Lanka, he wore a kind of an army trench coat. He looked a little bit like Bob Marley because he wore a little tam, and these school kids used to chase after him and go, Bob Marley, Bob Marley. So he never wanted me to write about reggae. But when that Lee Perry album came out, I played the album for him, and he said, yeah, you want to write about this album, go ahead. Well, not long after that article was published, I went back to London, because I'd spent some time there when I was 17, curious to see what life was like there.
I found a way to get out of school a little early because you could take a test at that time in California and do that. When I came back, I found that Lee Perry was living there, so I arranged to meet him for an interview, gave him a copy of the magazine with my article about his album. Somehow, Scratch felt that what I wrote in the article meant that I was the writer he was looking for to help him ghostwrite his autobiography. That's kind of the short story. But it took me many years after that to find a publisher willing to take the project on. Beh, dunque, praticamente David ha iniziato a collaborare per questa rivista che non era una rivista prettamente reggae, ma ospitava, anzi, per una specie di blocco psicologico del suo direttore, che era un nero con i dreadlock a cui fin dai tempi della scuola avevano preso in giro dicendo Marley, non ne voleva sapere assolutamente. David però si era reso conto che tra tutte le cose che scriveva, scrivere di musica era la cosa che gli riusciva meglio, quasi senza alcuno sforzo rispetto a cercare di scrivere altre cose. È uscito questo disco di Lee Perry, intitolato Battle of Armageddon, Millionaire Liquidator, ed era una sorta di comeback di Lee Perry che viveva ai tempi a Londra, e David è rimasto molto colpito da questo disco, l'ha fatto ascoltare al direttore della rivista e ha detto ok, scrivi di questo disco, e ha scritto la recensione, è ritornato a Londra dove tra l'altro da tanti anni vive, era già andato a Londra a 17 anni, è tornato a Londra per rendersi conto che Lee Perry viveva a Londra, ha preso appuntamento per una intervista, ha fatto leggere a Lee Perry la recensione di Battle of Armageddon e Lee Perry, leggendo le parole che David aveva scritto, ha deciso che David poteva essere lo scrittore adatto per scrivere la sua biografia. Da questo momento in poi sono passati comunque anni per trovare un editore che pubblicasse questa biografia. I mean, there's more to it than that, but that's probably all we have time for about that tale, if you understand. It's a short version of a very long story. Mm-hmm. Yeah. Sì, è una storia molto lunga che abbiamo riassunto molto.